artista Radrezza, che nasce in quel ruolo, poi nella sua carriera nella primavera poi si è abbassato come dal punto di vista tattico, come ruolo è andato a giocare un pochino più indietro, adesso si è andato a guadagnare invece un altissimo al Padova, solo 9 gol, peggior attacco del campionato. Angolo corto che viene poi scacciato fuori da Iori. Buona adesso la partenza in velocità da parte di Pasquato. Poi Radrezza. Buona la personalità del giovane Radrezza, che qui supera in dribbling un avversario, allarga sulla sinistra per Lazco. Cominciato davvero bene ragazzino. Eccolo ancora, toccare dietro per Iori. Al limite Iori carica la conclusione che finisce alta. Ma gli applausi di Mutti sono soprattutto per Igor Radrezza. Curata bene all'inizio, poi qualche piccolo problema al polpaccio legato alla debolezza evidentemente dei muscoli, ma gli altri tutti traumi. Radrezza ancora, una giocata ordinata ed elegante da parte del giovane padovano. Iori di testa ancora per Federico Melchiorri in area di rigore, fa passare ancora dentro il pallone, c'è un contatto e c'è anche un cartellino giallo per Legati. Cartellino giallo per simulazione allegati. Tantissimo, questa è la nona presenza in campionato su 13 partite. Rinvio di Mazzoni, che ormai da 3 gare invece è il titolare del Padova. Poi c'è un periodo di serenità a Colombi, pronto comunque a tornare titolare. Radrezza. Poi Melchiorri ancora per Lazco. Nel Padova c'è anche l'assenza di Modesto. Migliore non c'è, è fuori dal campo. Su questa punizione il Brescia difende con un uomo in meno. Si è inserito Carini. Pallone sul secondo palo per Santa Croce. Allontanato adesso da Juan Antonio. Poi Coletti prende fallo, calcio di punizione. Arriva poi in aiuto Kukoc. Juan Antonio. Tra le linee Radrezza con una giocata positiva, i primi applausi del suo pubblico, dei suoi concittadini Legati. Piuttosto arrabbiati, delusi dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Erano arrivate 3 vittorie interne invece incoraggianti contro Juve Stabia, Varese e Spezia. Padova è ancora al penultimo posto in classifica. Musacci, Santa Croce. Ancora dalla parte di Legati. Lazco, Iori. Radrezza. Giù Melchiorri, calcio di punizione. Pubblico che chiede a gran voce la sveglia. Chiede a Camigliano di stringere di più nella linea 3 difensiva. Juan Antonio, Sodigna ancora. Doppia finta, fermato questa volta. Ha capito tutto Radrezza. Iori. Sarà anche al debutto da titolare questo ragazzino del 93. Quarto d'ora, 20 minuti, forse anche qualcosa in più. Mutti ricorrerà la sua esperienza. Ancora Musacci, dentro per Radrezza al limite. La doppia finta di Radrezza. Pallone anche per lui, incollato ai piedi. Poi Musacci, Arcari. Attacco in fuorigioco però di Pasquato. Fuorigioco di Pasquato sulla conclusione di fallo. Gli applausi che sentite invece sono per il giro di campo dei protagonisti dell'intervallo. I bambini che salutano gli spettatori. Radrezza. Con la maglia del Padova gioca da 11 anni, quindi era un bambino anche lui quando vestiva la maglia della sua città. Adesso Iori scaccia via il pallone e la paura. Coletti. Errore adesso nell'impostazione da parte di Budel. Prova ad approfittarne Radrezza, che viene messo giù da Paci. Rischia il cartellino Paci. Viene soltanto monito verbalmente dall'arbitro. Sembra avergli promesso un
Lucio Digne, Coletti. Fermato anche qui regolarmente da Melchiorri. Radrezza. Ring insistito il suo. Gli applausi comunque del pubblico, gradisce assolutamente la sua freschezza, anche mentale, oltre che tecnica. Legati. Tocco dietro ancora per Musacci. Con sosso palla infinito del Padova, che allarga adesso un po', fa respirare la sua manovra, servendo Lazco. Poi Radrezza, ancora dalla parte di Pasquato, in mezzo solo un giocatore del Padova, ovvero Melchiorri, su cui c'è la marcatura stretta di Camigliano. È arrivato adesso anche Legati, però il dribbling e il cross al centro, stacca Melchiorri. Questa volta è la prima vera palla gol in area di rigore costruita dal Padova. Si lamentura per Coletti, può rientrare sul destro per cercare di calciare. Juan Antonio sbaglia il tocco dietro, allora Radrezza prova a far ripartire lui il Padova, finisce giù, altro calcio di punizione. Il cartellino giallo, il 22esimo, prima volta che un giocatore si libera davanti al portiere in questo Padova Brescia. Altro calcio d'angolo battuto, l'uscita ancora di Mazzoni. Pasquato per Radrezza, entrambi padovani. Radrezza, ancora il dribbling, viene messo giù, calcio di punizione. Applausi solo per lui oggi. Pronto Fecesin, come vi tabellone elettronico con la sostituzione. Radrezza, Musacci. Per lo stesso Radrezza, che va in dribbling molto bene. Pasquato al limite, la sua giocata, inserimento di Legati al limite dell'area, ancora Legati, viene fermato Bergodi con le mani sui capelli. E Osuci riparte poi toccando dietro verso il suo portiere Mazzoni. Il rilancio di Mazzoni tra le linee, eccolo Igor Radrezza, tocco dietro, movimento da parte di Rocchi che attacca adesso la profondità. Rocchi che prova subito a prendersi sulle spalle il Padova. Adesso Osuci, largo per Modesto, Radrezza, ancora per Osuci. Vicino alla bandierina, riesce a mantenere il possesso palla. Radrezza, poi fermato, c'è un fallo però sotto gli occhi di Melchiorri. Si arrabbia Beretta, più che altro con i suoi giocatori, per questo fallo commesso. Radrezza dimostra sul centrocampista del Padova. Modesto, si allarga Iori, in mezzo Radrezza, riceve qui Osuci, ancora per Radrezza, non lo molla un attimo Valiani. Ancora Radrezza, prova a rientrare per poter mettere il pallone in mezzo, scarica dietro ancora per Modesto, il cross è basso, arriva Cuffa, poi al limite Iori, palo e poi il gol. Iori sotto l'albero del Padova, Iori segna il gol. Attaccato, trovato Rossetti davanti, il suo movimento, il tocco dietro ancora, buono lo scambio con Feddal, il controllo di Radrezza sempre tra le linee, sta muovendo bene ragazzino. Poi Valiani, fallo commesso in attacco questa volta dal Padova. Punizione per il Siena, pronto Valiani. Prima davanti ai suoi tifosi, oltre che prima la titolare per Rocchi. Radrezza prende un colpo, c'è la segnalazione da parte dell'assistente più vicino, ovvero del giovane. Segnala la punizione in favore del Padova. I difensori. Cuffa, Benedetti, Carini, Rocchi e Fecesin in area di rigore. Eccolo l'angolo battuto con la deviazione poi definitiva di Pulsetti. Osuci,